Nel mercato noi non possiamo fare più svincoli perché i dilettanti svincoli li hanno chiusi il 15 o il 14 dicembre, quindi da parte nostra non viene mandato via nessuno. Se qualcuno non si trova più bene ad Avellino o vuole cambiare aria, però dovrà portare una squadra professionistica. No, e le domande che faccio io non sono domande mie, ma sono domande poste da centinaia di tifosi. La prima cosa che vogliono sapere è se conoscevi prima di venire ad Avellino Alberani. La seconda cosa che vogliono sapere è chi ha scelto Graziano. La terza cosa che vogliono sapere è perché Biato Capitanio e Di Paolo Antonio, che erano tutte e due non pronti per giocare. Queste sono le domande che mi hanno chiesto i tifosi, perché sfortuna per voi c'è un certo seguito di tifosi che mi pongono le domande. Le mie sarebbero state un poco più cattive. Me le conservo per un'altra conferenza stampa. 3 anni il direttore sportivo della basket a Roma, io sono nato e cresciuto a Roma, fino a 6 mesi fa vivevo a Roma. Graziani è una mia scelta e l'ho motivata il 18 agosto all'hotel. Ma giusto per 4 anni che non allenava. È stata una mia scelta e l'ho motivata, l'ho incontrato come avversario alla Nusei, è stata una mia scelta e è venuto qui perché il direttore sportivo sceglie l'allenatore, quindi no, io ti rispondo. Il capitano Di Paolo Antonio sono stati acquistati perché in quel momento servivano due giocatori e non erano pronti. Per noi erano due giocatori importanti e lo stanno dimostrando. Non ho parlato che erano importanti o non importanti, ho detto che non erano pronti. Noi un giocatore viene acquistato per giocare tutta la stagione con l'Avellino, può anche dopo ma un mese essere. Di quali consigli quando Biocchi arrivò il sabato sera e la domenica ci avevo in campo? Sì. Okay. Era soltanto una questione di abitudine mentale. Però mi sembra che Capitanio dopo una settimana ha giocato 120 minuti. Non credo, penso sì. Che dopo un bel settimana ha fatto l'ingresso come. Ha giocato con l'Aprilia subito e ha giocato subito con la Vissartena. Per quanto riguarda il mercato, penso che già abbiamo fatto delle operazioni importanti perché nel mese di dicembre sono arrivati giocatori come Dadalt, Dionisi, è arrivato un 99 come Eddy. Prima avevamo preso anche Di Paolo Antonio e Capitanio, sono arrivati adesso loro due. Stiamo valutando alcune situazioni per offrire a Bucaro più scelta, soprattutto in fase offensiva, ma non è detto. Dobbiamo migliorare anche un po' il discorso del 2000, perché questa squadra ha solo due ragazzi del 2000 e poi c'è Pizzella che è un portiere 2001 e vari ragazzi della Juniores che stiamo comunque considerando e va fatto anche una nota di merito a Dario Rocco per il grande lavoro che sta svolgendo. Quindi queste principalmente sono le situazioni che stiamo attenzionando. Non dico un numero di giocatori, 2, 4, cioè, vediamo quello che ci offre il mercato, ci interroghiamo, dobbiamo essere bravi anche a mantenere gli equilibri interni a questa squadra perché poi le partite saranno ravvicinate, c'è bisogno di tutti. Bucaro sta dimostrando che non ha preclusioni e non guarda in faccia a nessuno nelle sue scelte, lo dimostra ogni giorno. E tutti quanti dobbiamo pensare al bene comune dell'Avellino Calcio, toglierci di dosso queste magari cose personali anche, e pensare all'Avellino Calcio e al futuro dell'Avellino. Quella con Alfageme c'è stata una chiacchierata, come ha detto ieri anche, ho visto le interviste, quindi stiamo parlando, non è ancora definitivo niente, è un tesserato di un'altra società, quindi bisogna avere massima cautela e agire con insomma, i giusti passi. Mi hai fatto un assist perché io volevo parlare un po' del regolamento, perché secondo me questo non è ben conosciuto. Purtroppo i dilettanti rispetto ai professionisti è un altro mondo, una società dilettantistica non può acquistare un calciatore professionista, deve assolutamente liberarsi dal proprio contratto e quindi se la rescissione non la può fare unilateralmente ma deve essere concordata con la società. Quindi puoi anche andare a chiedere un giocatore a Lecce, se Lecce non fa la rescissione con lui, lui non verrà mai ad Avellino. Un giocatore professionista per giocare nei dilettanti acquista lo status dopo 30 giorni dall'ultima partita, quindi bisogna anche considerare queste cose qua.
E poi c'è un aspetto anche previdenziale, un calciatore professionista nel professionismo vede pagati anche i contributi e questo è un aspetto importante perché alla fine un calciatore quando sceglie una piazza sì è contento ma c'è tutto un aspetto previdenziale ma anche culturale legato alla categoria che bisogna sempre considerare. Per quanto riguarda gli under, è arrivato Eddie a destra però non mi sembra che abbiamo fatto un grande salto di qualità rispetto a Patrignani, a sinistra c'è Parisi soltanto e poi c'è Mitra che è però un over, state pensando a qualche investimento? Vogliamo migliorare un po', non migliorare però aggiungere dei 2000 e potrebbero arrivare in quelle corsie di difesa. Qualcuno ha bussato però Tribuzzi rimane qua fino alla fine dell'anno.